farò un intervento un po' insolito, visto che anche nell'intervento che mi ha preceduto c'è stato il riferimento così insistente al PIL come indice di benessere. Quindi io vorrei capire indice di benessere per chi. L'indice di benessere lo è coerentemente con un certo modello di sviluppo e che io sinceramente a livello personale voglio un attimino rimettere in discussione. Io la vedo diversamente, cioè il prodotto interno lordo non è mai stato indice di benessere dei popoli, al punto che gli stessi estimatori attualmente lo considerano più un parametro attendibile come grado, non lo considerano più come un parametro attendibile di benessere di un paese delle popolazioni. È più legato al concetto di produzione di merci e quindi in questo caso parliamo anche di costruzioni, di abitazioni e comunque di strutture urbanistiche. Per cui l'incremento del PIL non sarebbe in ogni caso, a proposito della legge che stiamo discutendo, significativo per noi sardi. Tutte le oscillazioni del PIL non ci riguardano proprio come popolo. Il PIL non solo non è indice di benessere per le popolazioni, ma la sua crescita non può essere illimitata perché risulta fortemente legato alle risorse naturali. E le risorse naturali, come ben sappiamo, sono assolutamente limitate. Questo non vale solo per le fonti energetiche non rinnovabili, ma anche per il territorio e l'ambiente che riguarda molto da vicino questa legge che stiamo discutendo. Il benessere sociale, a cui tutti noi politici aspiriamo per i sardi, è strettamente legato alla salute degli ecosistemi. Per cui non possiamo parlare di benessere sociale e permettere nello stesso tempo il consumo del territorio, neppure con l'edilizia neppure con l'avvelenamento ambientale prodotto anche dai pesticidi e fertilizzanti che vengono usati notoriamente, è stato detto anche stamattina, in grandi quantitativi nei campi da golf. Allora, tutto ciò che è stato proposto in Sardegna come possibilità di sviluppo in questi 50 anni ha prodotto una sorta di distruzione territoriale, ambientale, culturale ed economica, per poi ritrovarci fortemente impoveriti tra le macerie del costo sviluppo. Io sinceramente lo rimetterei fortemente in discussione il termine di sviluppo. Ci troviamo in una fase sicuramente che va oltre, ci ritroviamo in mezzo alle macerie prodotte dallo sviluppo. È da qui che noi come classe politica dobbiamo ripartire per sostenere la nostra economia, dobbiamo recuperare le nostre economie tradizionali, bonificare e rinaturalizzare il nostro territorio e frenare la produzione di merci inutili, case comprese. Non dobbiamo più pensare al PIL, ma a processi assolutamente di decrescita per migliorare la qualità della vita e quindi per creare benessere per le nostre collettività. Il disegno di legge 83 in materia di provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico a me sembra una bella pensata e sarebbe questa il frutto di un'elaborazione di nuove strategie economiche per la Sardegna, ma io ho forti dubbi. In realtà mi sembra una legge un po' furba, non perché i colleghi riformatori siano in malafede, però noi diamo una chiave di lettura diversa. Ci sembra una leggina furba, poco credibile, e qualche maligno direbbe un escamotaggio dei costruttori per costruire dove altrimenti non sarebbe possibile. E certamente tutto questo in nome del PIL che deve lievitare, ma ripeto, lievitare per chi? Allora, qualche collega stamattina ci ha anche accusato di ostruzionismo, ma io rispondo che il problema qui è decisamente politico ed è legato alle nostre diversità di vedute, al modo diverso di guardare la Sardegna e il mondo e di interpretare quelli che sono i bisogni dei sardi e dell'ambiente. Tutto ciò ci porta inevitabilmente a scelte politiche che privilegino innanzitutto il benessere reale e quindi la qualità della vita delle nostre popolazioni. Di fronte a questa proposta di legge abbiamo la preoccupazione che gli interessi
che hanno ispirato il piano casa, nonostante i fallimenti clamorosi che si sono registrati in questi 2 anni, non si rassegnino e quindi si ripresentano stavolta sotto le vesti poco convincenti di promozione del golfo per incentivare il turismo. Questa potrebbe essere, a mio avviso, una nuova scorciatoia per la speculazione edilizia. Trovo anche sconvolgente il progetto dei 20 campi, cioè veramente un'esagerazione. 20 campi oltre i 4 già esistenti, disseminati in tutta l'isola e in prossimità, dicono, dei siti di maggiore concentrazione alberghiera. Così come è sconvolgente che i nostri terreni agricoli finiscano per essere destinati a monocolture come quella dei cardi, che è l'alibi per alimentare l'ecomostro della chimica verde, che, alla quale io sono decisamente contraria, perché oltre le apparenze, ci ritroveremo immensi, immensi inceneritori, quindi davvero una minaccia enorme per il futuro dei sardi, e attraverso la chimica verde passeranno nuovi modelli di sviluppo che sarà praticamente il colpo di grazia per tutti noi. Ma la follia peggiore, a mio avviso, riguarda proprio il ruolo della Regione, che bontà sua sarebbe deputata a snellire e agevolare le procedure autorizzatorie, a concedere incubature aggiuntive sia per fini residenziali che per fini ricettivi, a trasformare l'incubatura concessa in terreni agricoli in volumi residenziali o alberghieri, a ragionare su come modificare eventualmente anche le leggi che li ostacolano, e quindi metter mano, e questo è il grande desiderio del centrodestra, metter mano al piano paesaggistico regionale. Quindi la costruzione, fra l'altro, la costruzione dei nuovi campi dovrà essere affidata rigorosamente a imprenditori privati, mentre la Regione dovrà favorire, anche mediante l'intervento della SFIRS, il progetto a fondo perduto, eccetera, eccetera. Tutto questo avviene in un momento drammatico per ampie fasce della popolazione sarda, mentre i nostri pastori, i nostri agricoltori, gli artigiani, i piccoli commercianti sono di fatto sotto embargo, piegato dai debiti e massacrati dallo Stato attraverso Equitalia, dall'indebitamento bancario. Però la Regione purtroppo non riesce a trovare soluzioni per queste categorie, per questi settori, per cui pastori, agricoltori, chi più ne ha ne metta, piccola e media impresa, non hanno abbandonato le piazze e le strade da un anno a questa parte, dove manifestare con il loro malessere anche il disprezzo per una classe politica incapace e adeguata. Così purtroppo ci vedono. Trovo che la proposta dei colleghi riformatori sia improponibile, e basterebbe anche dare uno sguardo alla storia che riguardano i campi da golf in Sardegna, per aver chiaro che la legge 83 è un film che i sardi hanno già visto, un film pesante e ricco anche di vicende giudiziarie. Anche la tanto decantata Operazione Spagna, che secondo il neonato consorzio Golf Sardegna sarebbe rigorosamente da copiare. Io direi che sarebbe più che altro da non dimenticare per non ripetere quegli errori, anche perché sulla speculazione edilizia spagnola, che questa è sotto gli occhi di tutti, poggia la grande crisi economica di questo paese. Insospettisce che questo progetto di legge è proprio per la Sardegna non abbia contemplato neppure l'aspetto idrico. La nostra è una regione assetata, noi viviamo stagioni di grandissima siccità e i campi da golf, anche questo è risaputo, necessitano di grandi quantitativi d'acqua giornalmente. Quindi c'è il problema di come si approvvigionarsi nei periodi di siccità. Qui c'è anche la legge 36 del 94 che sostiene che in caso di scarsa risorsa idrica, cosa, ripeto, ribadisco, non straordinaria qui in Sardegna, l'acqua deve essere assicurata dopo il consumo umano ai settori agricoli, per cui non so come faranno tutti questi campi da golf. Ovviamente per tante ragioni qui sorge un dubbio, cioè in nome di quale sviluppo e per il benessere di chi si vuole ancora aggredire il nostro territorio
e le nostre risorse finanziarie. Grazie.